Sbrocca anche il Dalai Lama? E se sì, cosa lo fa sbroccare? Questo si chiede la gente. Grazie per la domanda. Sì, anche io qualche volta sbrocco. Ci sono alcune cose che mi distruggono la pace zen. Dentro la mia testa succede questo. Si attiva un esserino che inizia a fare discorsi strani. Una delle cose che mi fa più sbroccare è quando vedo la gente mettere il ketchup sulla pasta. Mi viene subito voglia di aprire un lager apposta per questi criminali. E vogliamo parlare di quelli che mettono la panna nella carbonara? E quelli che bevono il cappuccino mentre mangiano un tagliere di salumi e formaggi? Roba che ti viene voglia di invadere la Polonia. Poi ciao, quando sono al bar e arrivano quei cacacazzo che chiedono il caffè. Ma non un caffè qualsiasi. Deve essere un caffè di cicoria bielorussa. Non troppo alto, ma neanche corto. Con latte di avena dello Yorkshire, ma senza schiuma. Tiepido, non bollente. Con il cornetto e i cereali coltivati nelle alture del Perù da fattorie ecosolidali. In quei momenti vorrei avere come tutto il quarto Reich e bombardarlo. Finché non diventa fine come i miei maroni dopo che l'ho sentito ordinare. E poi, quello che proprio mi fa venire voglia di sterminare tutto quello che mi passa davanti. Sono quelli che ancora non seguono Cabizzarro sui social, specialmente su YouTube. Ma per il resto, mi ritengo una persona in pace col mondo. Grazie, Santità.